Sì, come Presidente della Commissione Patrimonio posso dire che abbiamo affrontato il tema di questa proposta di delibera in Commissione e la delibera senza questo emendamento avrebbe ricevuto parere contrario dal Movimento 5 Stelle. Ne è nata una discussione perché effettivamente noi diciamo, non siamo favorevoli a prendere tutto il patrimonio indisponibile, commerciale e abitativo in blocco e a passarlo da patrimonio indisponibile a declassificarlo, a declassarlo a patrimonio disponibile. Questo perché con le abitazioni, per esempio, possiamo fare tante cose, progetti speciali, progetti sociali, possiamo utilizzarli per il SASSAT, possiamo utilizzarli per l'ERP. Il nostro patrimonio indisponibile ad uso abitativo non deve essere per forza locato, ok? Possiamo utilizzarlo per dei progetti di tipo sociale o di sostegno all'abitare, che questa amministrazione vuole mettere in atto. Grazie a questo emendamento che appunto come diceva giustamente la consigliera Celli recepito durante la commissione proprio perché noi abbiamo detto come consiglieri di maggioranza non vogliamo declassificare il nostro patrimonio indisponibile a locazioni perché può essere utile per la città, perché stiamo lavorando anche sulle politiche abitative, perché la nostra commissione si chiama patrimonio e politiche abitative e quindi la linea politica di indirizzo politico sull'uso abitativo dei nostri, delle strutture immobiliari che sono di proprietà capitolina, chiaramente deve rimanere al servizio dei cittadini. Per quanto riguarda invece il commerciale, allo stesso modo stiamo costruendo sempre in Commissione Patrimonio dei percorsi per valutare come anche il commerciale possa essere utilizzato a fini sociali e soprattutto di rilancio anche economico della nostra città e quindi significa legarlo a dei progetti di tipo commerciale, per esempio recupero di mestieri in difficoltà in questo momento oppure al lancio di nuove start-up nel nostro territorio. Quindi vogliamo fare un'analisi del patrimonio e dare degli indirizzi che siano assolutamente più politici piuttosto che dire lo prendiamo e lo lochiamo. Ecco, su questo non eravamo assolutamente d'accordo. L'emendamento smorza questa delibera nel deliberato, però lo fa senza dando indicazioni di tipo politico, quindi il percorso da costruire è un percorso per il quale noi vogliamo essere protagonisti nel tracciarlo. Per questo motivo non votiamo no né sì, no perché non siamo diciamo contrari al principio, siamo contrari alla modalità con cui questo viene espresso perché è troppo blanda, deve essere approfondita in commissione, sicuramente insieme anche alla consigliera Celli e a coloro che vorranno lavorare su questo tema, ma non possiamo neanche dire sì, proprio per questo motivo. Quindi questo voto sarà di astensione, motivato in commissione, motivato adesso. Grazie.